Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. La radio con tante radio dentro. Maurizio DJ, Studio 0 Ferrara. Renzo, Studio 1 Bologna. Fabio, Studio 2 Enna. Cristina, Studio 3 Firenze. Mauro Boditaru, Studio 4 Sanremo. Bastian Contrario, Ellie The Worst. E Gabriele, Studio 5 Montebaldo. Letteralmente Radio by Yoga Network, la radio con tante radio dentro. Scrivici radioyoganetwork@gmail.com. Uela, salve tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Oh, che bello, oggi mercoledì, c'è un bellissimo vento, devo dire. Io sono Maurizio DJ, ovviamente dallo Studio Zero, Rete Ferrara, di Letteralmente Radio, una radio con tante radio dentro, tanti studi sparsi in tutta Italia, in questo bellissimo stivale verde, bianco e rosso. Signori, l'amore è la nostra forza, è la nostra vita, la nostra speranza. Il nostro sito invece è www.letteralmente.info, dove trovate il nostro blog, tutta la nostra parte editoriale e anche per poter acquistare i nostri libretti. Oh, che bello, associazione radio televisione. Ovviamente per contattare il sottoscritto, per eventi, pubblicità, più che ne ha più che ne metta, scrivete a maurizio@associazionemarconi.com. Bene, oggi cosa facciamo di bello? Prima di fare un'intervista, visto che noi siamo in tutto il mondo su tante piattaforme, tra cui ricordiamo il canale TuneIn, la piattaforma TuneIn, scaricabile ovunque, gratis, nei vostri tablet, nei vostri smartphone, PC. Bene, il nostro terzo canale della Radio Yoga Network, completamente gratuito, musica gratis 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie, solo qualche stacchetto, a cura dello Studio 4 di Sanremo, nostro Mauro, Boditaru. Eh sì, c'è questa gocciolina, voi digitate in Google Chrome questa voce, ovviamente, Radio Green Tower, musica jazz, musica tutta sua particolare, musica blues, 24 ore su 24, tanto tanto relax. Allora, Maurizio DJ oggi cosa fa? Fa una telefonata, sì. Perché oggi vi ho appena parlato di speranza e io oggi ho voglia anche di fare una risata, Oggi ho proprio voglia di fare una bella risata e se siamo in linea, dovremmo avere anche il burattinaio. Sì, perché oggi ho proprio voglia di parlare di burattini. Burattini, marionette e dovremmo avere in linea Maurizio. Benvenuto. Qua. Grazie, buonasera a tutti. Sì, buon pomeriggio, visto che siamo in diretta mondiale in tutte buon le piattaforme. Linea chi abbiamo? Maurizio? Maurizio Corniani e i figli della famiglia Corniani. Di Cremona, Mantova. Ah, di Mantova, no, perché quella era un'altra, visto che oggi è anche il compleanno di Mina, se la ricorda lei? Certo, come posso darti del tu? Sì, io sono del 1961, quindi ho qualche anno, insomma. Ah là là, non è più giovincello, Non è come il nostro burattinaio Riccardo Pezzaglia, non so se ne ha mai sentito parlare, Febo Vignoli, se le ricorda? Allora, io Febo Vignoli... Ciro Bertoni, sì? Daniele, sì? Presini, Plinio Presini, io li ho conosciuti tutti perché mio padre faceva il burattinaio e quindi... No, veramente? È un'emozione! Ci racconti, ci racconti, ma anda più puntate qui! Mi scusi, suo padre... Andava intorno con la sgurbia e le teste di legno, se la costruiva, aveva un laboratorio, cosa aveva? No, mio papà faceva solo il burattinaio, e si faceva costruire i burattini, per quello che io conosco Plinio Presini, perché io ho un balanzone, il dottor Balanzone, e pantalone fatti da Presini, proprio costruiti da lui, e quindi...
Ecco perché conosco sia, per esempio, poi invece Ciro Bertoni, e mi ricordo che di averlo conosciuto, era molto anziano già, e mi ricordo che ci aveva dato anche un testo per Burattini originale suo, e Febo Vignoli me lo ricordo perché era venuto alla Fiera Millenaria di Gonzaga. E avevo assistito a una sua rappresentazione e devo dire che era veramente molto bravo Febo Vignoli, tant'è che gli rubai una delle farse che era il Sicario il Prepotente, che era una delle farse più belle che lui ha rappresentato e ancora tutt'oggi, un po' modificata, la faccio anch'io. Che meraviglia, che spettacolo sentire proprio con questo entusiasmo che ci mette nelle sue parole proprio d'arte. E l'arte ci vuole anche un po' di magia perché i fondali, come vengono costruiti? Perché io ho visto anche una sua situazione, sembrano quasi fatti in rilievo, Ma nemmeno. è una capacità di mia moglie, dunque mia moglie Ah! ha fatto la scuola d'arte drammatica, scusi, ha fatto cioè, ha studiato pittura e scultura praticamente lì a Bologna e si è diplomata, ha fatto ovviamente la laurea di questa materia e poi ha fatto anche scuola di restauro, infatti mia moglie che costruisce burattini e dipinge le scenografie. Che meraviglia. Ed è una grande artista perché, come tutti i burattinai, non possono essere completi, perché io non credo nella capacità di poter far tutto dall'intaglio dei burattini alle scenografie a tutto quanto. E quindi ci si avvale di collaboratori e in questo caso io ce l'ho in casa, insomma, è un'illustratrice, una che dipinge quadri e scenografie, intaglia i burattini in legno ed è meravigliosa perché creando le cose si creano, come dire, in sintonia tra l'intaglio e il dipingere le scenografie con gli stessi colori, con le stesse armonie, con lo stesso gusto, insomma, quindi è un lavoro che nasce in modo completo, non soltanto preso un pezzo di qua, un pezzo di là, ma nascono proprio delle mute di burattini che vengono dedicate per fare certi tipi di spettacoli. Comunque sua moglie, da quello che ho potuto intravedere, perché devo ancora vedere tutto quello che fa su YouTube, eccetera, per me è un tocco magico, non è da tutti, non si nasce. Cioè, da noi si dice in Emilia Romagna, sbuzzo, se tu non hai quello sbuzzo. Quell'artista oltretutto che se vogliamo dire non si è mai lanciata perché ha tantissime capacità, ma non si è mai lanciata e non lanciandosi, non avendo il coraggio di buttarsi, non è per niente conosciuta ed è saltata fuori solamente quando io le ho dato la possibilità con i burattini di poter far vedere quelle che sono le sue capacità Ma lo possiamo, artistiche. scusami, fare ora, conoscere in tutto il mondo chi non la conosce, se è proprio lì di fianco, se ce la passa ai microfoni, sarebbe il Non ce l'ho massimo. qui perché è appena uscita per andare da sua madre, che anche se non si può uscire, ha dovuto andare a portare il cibo quotidiano a sua madre, quindi non c'è, ma comunque si chiama Elisa Gemelli e si può vedere sul profilo Facebook Elisa Gemelli e vedono anche i suoi quadri, i suoi disegni a biro, eccetera, le sue sculture, i burattini che lei produce, tant'è che ne ha appena terminato due. Sono appena stati fotografati e messi sul profilo. Io voglio vedere se lei ha studiato. Immediatamente voglio, esigo e pretendo che mi faccia il dottor Balanzone. Marcolina, la sconfia della nepotina, deve sapere che io sono il dottore più conosciuto, il più famoso, il più studioso. Se io dico per fuoco, se arde, arde, e se brucia, brucia, per Marcolina. Ed ora fagiolino. Ragazzi, buono, sono contento. Anche oggi mi sono trovato un bel piatto di tagliatelle al ragù perché senza quelle a spolverino levora. Ma c'è anche un certo personaggio un po' ironico, un po' particolare, Sganapino. Fagiolin, hai fatto questa gay da parodia? Sì. Guarda che non si può starnutire, si deve starnutire nel gomito, sta' attento perché adesso di questi tempi ti vedo
vengono, ti arrestano, ti mettono in galera, non ti vediamo più. Che bello, che così a mangia in train dai carcere. Ma io mi auguro, visto che ci ascoltano tante autorità, sindaci, che la prendono, ma lei ha difficoltà a trovarsi nel territorio, a cercare il posto? Ma guardi, io sono uno che opera in questo campo da 46 anni. Mio padre faceva il burattinaio, ho cominciato da piccolo, ho una grande capacità di marketing, se così vogliamo definirlo, e svolgo circa 220 spettacoli all'anno, perciò devo dire che sono abbastanza distribuito sul territorio nazionale. Vedo circa 30.000 spettatori l'anno, ecco, perciò credo di fare quello che sia possibile fare. Adesso ci siamo sdoppiati, perché mia moglie ha cominciato a fare la burattinaia anche lei, e quindi ci siamo sdoppiati, abbiamo doppia compagnia che girano con i relativi figli. Un figlio gira con me e l'altro figlio gira con mia moglie, quindi siamo proprio una famiglia d'arte. Ricordiamo i contatti, i siti, se uno è interessato. Certo. Allora, il sito è www.corniani, che è il mio cognome, corniani-teatro.it. Noi ci troviamo a Mantova, è proprio nella mia sede, che è qui in Gentole, che è un piccolo paesino del basso mantovano, sul confine, proprio abitiamo sul Po, sul fiume Po, e a Quingentole abbiamo anche la sede di un museo della nostra famiglia di burattini, con oltre 450 burattini, centinaia di fotografie e di scenari e di pezzi e di marionette, eccetera. Quindi abbiamo anche una collezione privata che è disponibile e visitabile da parte del pubblico che transita dalle nostre parti. Ma qual è il burattino, diciamo, meno simpatico, ma che piace però ai bambini, ma non solo, anche agli adulti? Ma diciamo che i cattivi non sono per niente simpatici, però ai bambini... E attirano, tipo il diavolo. Questa catartica attrazione, no? Che poi alla fine la risolve Fagiolino con le sue bastonate, risolvendola, bastonando il cattivo ovviamente viene punito, tutti sono felici e contenti, scaricano le proprie tensioni, ansie e emozioni, e in quel modo lì abbiamo ottenuto lo scopo, quello di rendere tutti felici e contenti, no? Questo vuol dire. Signori, oggi è mercoledì 25 marzo 2020, sono le ore 16, 10 minuti primi, 31 secondi, 07 decimi. Oggi abbiamo l'onore, possiamo dire così, è un miracolo, un miraggio. L'onere, sì, proprio di avere Maurizio Corniani, burattinaio, da quanto tempo esattamente? Ma io ho cominciato, allora, a manovrare burattini in baracca a 14 anni, quindi visto che ne ho 58 compiuti, sono 44 anni che io faccio il burattinaio. Prima però vorrei farti una domandina così. Il sì. Legno che usi, quale può essere? Il cirmolo? Esattamente. Questa è una domanda da fare alla burattinaia. Ci proviamo. Grazie perché per essere rimasti con noi dallo studio Zero Rete Ferrara. Sentiamo la moglie. La moglie che costruisce i burattini, perché è lei che... Anche costumista? E anche costumista? Anche costumista, eccetera, eccetera. Perché quindi... io non so nulla, è tutta sorpresa. Sentiamo allora, la sua addizione, grazie per essere rimasto con noi. Un forte grazie, abbraccio, i miei omaggi, grazie, caro. Arrivederci, grazie. Era signori Maurizio Corniani, ora dovrebbe arrivare anche la moglie, mercoledì eccomi 25 qui. Marzo. Eccomi qui. Ma, buona serata a tutti, buon pomeriggio. Ma sono scusa, Elisa. Adesso io non per dire, ma mi è venuta la pelle d'oca, ha un'addizione lei indescrivibile. Aspettiamo, ha partecipato al Dams. Che spettacolo. Non perfetto, direi non perfetto, però... No, lei è la nostra Edelweiss, il nostro girasole cristallino, visti i tempi come stiamo andando, ci porta veramente il sole. Allora, lei cosa fa esattamente? Perché vogliamo sapere, perché io non posso mandare lì da voi, in Regione Lombardia, tanta gente, ma chi siete voi? Ecco, io sono moglie, ecco, principalmente di mio marito, di Maurizio, e però con lui do sfogo a tutta la mia vena artistica, creativa, quindi da
dalla creazione delle scenografie ai burattini, e poi stando a tempo pieno col maestro, ho imparato dal maestro, quindi sono anche burattinaio al momento. Ma il burattino, cioè la testa di legno, viene inserito, sì, in una morsa, dico bene, e viene scolpito con una sgorbia, dico bene? Con delle sgorbie, sì, sì, sgorbie apposta proprio per intagliare il legno, e ho avuto la fortuna in tempi passati di seguire dei corsi di restauro proprio di mobili in seguito all'Accademia di Belle Arti, quindi insomma ho fatto un percorso un po' vario, ma che alla fine mi è servito. Ecco, ecco, ma che legno usate? Il cirmolo, il faggio? In genere il cirmolo, a meno che sia proprio un burattino che ha molta, molta vita, cioè che prende, diciamo, tra virgolette, molte bastonate, allora magari usiamo legni anche più robusti, però il cirmolo è il più semplice da intagliare e da più riuscita, ecco. Ascolta, ma il personaggio, ad esempio, Fagiolino, lui che dà sempre quelle bastonate, come diceva tuo marito Maurizio, ecco, sì, le mani devono essere un po' più robuste degli altri burattini, dico bene? Ma no, guarda, no? Sono circa come le altre, sì sì, anzi, di solito è più la testa, ecco, oppure il bastone stesso, ma a volte si mette anche nell'asse proprio della baracca un qualcosa che faccia un rimbombo in modo che la bastonata sembri proprio reale, ecco, quindi non è che si... Ho capito, ma tu, ecco, ma tu riesci a manovrare anche due burattini insieme? Sì, sì, questo fantastico. Sì, 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 ce la facciamo, sì, a forza di... E ho iniziato ad animarne proprio due da quest'anno, da un annetto, ecco, perché il cambio voci così diventa un po' complicato, ma esatto, si può fare, studiando, esatto, si fa. Voi distribuivate, perché una volta c'erano anche le audiocassette, eccetera, e anche materiale oppure? Materiale nel senso... Ad esempio i vostri fan venivano lì, il vostro libro, anche per documentarsi della vostra storia, se sì, uno voleva, sì, non so, una commedia, due commedie, davate, non so, una cassettina audio, pagando. No, ovviamente, diciamo finora no, Maurizio ha realizzato un CD... Però, con delle canzoncine proprio relative agli spettacoli, sono anche molto carine, di solito restano proprio impresse ai bimbi, ma materiale DVD proprio no, finora no, con questa faccenda del virus diventa tutto un po' nuovo, quindi magari ma, si potrà scusami, fare. Ma ecco, i bambini a volte hanno paura di qualche personaggio tipo il diavoletto, eccetera, secondo te perché esiste questa paura? Per i colori? Diciamo è uno spettacolo talmente avvincente, quindi per loro diventa come realtà, però basta un po' magari avvicinarsi a fine spettacolo, ecco, magari stando alla pari, non dall'alto al basso, e io vedo che molte volte il tutto si tranquillizza, anche con i bambini che magari all'inizio scappano o piangono, diventa tutto molto, molto semplice, ecco, alla fine andando a parlare. Esatto. A far conoscere i personaggi da vicino, ecco. Affermativo, condivido tutte queste parole che sono l'amore e la nostra forza, ma anche la vostra forza nel ringraziare voi che vi date d'attorno, perché quante ore lavorate tra le prove e le esibizioni? Non sembra, ma ce ne vuole di tempo, sì, ogni produzione necessita proprio di tante ore, ecco, se uno lo vuol fare come si deve, in modo serio, ecco, professionale. Ecco, parlavi proprio di tempo, il nostro tempo purtroppo è scaduto, è io finito. Vi ringrazio veramente, un cosmico abbraccio da www.letteralmente.it. Ricambio, anzi c'è qui anche Maurizio. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a voi. E tanta luce a voi, tenete sempre la punta in alto, mi raccomando. Certo. Non cercate di mollare, che siete la nostra realtà. La nostra serenità, grazie, la nostra gioia. Grazie di esistere. Grazie, ciao a tutti, ciao ciao. E signori, ringraziamo moglie e marito. Sì, che bello, che bello. Invece sono Maurizio DJ, ovviamente da www.letteralmente.info. Una radio con tante radio dentro, Letteralmente Radio. Ovviamente una radio con tante radio dentro, by Yoga Network. Per contatto, trichetracchete balacchete tararita radà, scrivete eventi pubblicità, lo so, è arrivato una mail in questo momento, bene, scrivete a Maurizio @associazionemarconi.com.
Ripeto l'indirizzo: maurizio@associazionemarconi.com. È tutto dallo Studio Zero, rete Ferrara di Letteralmente Radio, una radio con tante radio dentro, con Studio 1 Bologna, Studio 2 Enna Sicilia, Studio 3 Cristina Fabio. E Fabio poi è lo Studio 2 momentaneamente un po' in, diciamo, in stand by, in relax, ma probabilmente riprenderà a breve. Dicevo, lo Studio 3 Cristina da Firenze, con le sue fiabe, i racconti, più che ne ha più che ne metta. E poi abbiamo ovviamente il grande Mauro Boditaro dallo Studio 4 di Sanremo, agricoltura, il suo cane che bello, che va a passeggio, il grande cagnolino Eppi. Oh, che bello, tutto in diretta live, bellissimo. E poi abbiamo Gabriele, il nostro informatico inutile, dallo Studio 5 con Eli The World, da Montebaldo, Verona. Sì, signori, questa è il brand appunto di Letteralmente Radio, una radio con tante radio dentro. Ed è oggi mercoledì 25 marzo 2020, ore 16:23 minuti primi, 58 secondi e 31 decimi. Maurizio DJ vi saluta, lo so, vi devo salutare e ovviamente la linea ritorna alla rete mondiale. Ciao a tutti e grazie. State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, radioyoganetwork@gmail.com. Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info, la radio con tante radio dentro. Maurizio DJ, Studio 0 Ferrara, Renzo, Studio 1 Bologna, Fabio, Studio 2 Enna, Cristina, Studio 3 Firenze, Mauro Boditaru, Studio 4 Sanremo, Bastian Contrario, Eli The Worst e Gabriele, Studio 5 Montebaldo. Letteralmente Radio by Yoga Network, la radio con tante radio dentro. Scrivici radioyoganetwork@gmail.com.